io vorrei presentare il corso per insegnanti di canto che ho indetto qualche anno fa, che si chiama Natural Mix Singing. Se andate sul sito naturalmixsinging.com.it uguale, trovate nella home page questa frase: imparare a cantare una cosa, imparare ad insegnare canto è un'altra. Che vuol dire questo? Che un bravo cantante non è detto che poi sia anche un bravo insegnante di canto. Magari io sono un bravo cantante perché sono molto dotato, anche perché ho studiato tanto, ma non è la stessa cosa imparare delle cose sulla propria voce e poi trasferirle, saperle trasferire automaticamente agli altri. Questa non è una cosa assolutamente scontata. Quindi mi sono prefisso degli obiettivi fondamentali per proprio accrescere le competenze di un cantante che poi voglia fare anche l'insegnante di canto. Innanzitutto, un'ottima padronanza della propria voce, perché un insegnante che non sa dimostrare all'allievo gli esercizi o gli esempi vocali in maniera corretta, ovviamente non è un buon insegnante. Dopodiché, una volta che si sviluppa la tecnica tramite le lezioni individuali che noi facciamo, che si fanno dal vivo oppure anche via Skype, online per chi è distante, la capacità di individuare le tendenze negative degli allievi. Su questo noi ci stiamo quasi un anno, il primo anno di corso è quasi tutto incentrato su quello, capire quali sono le tendenze delle voci degli allievi. Se non capisco qual è la tendenza vocale, come posso poi aiutare un allievo a risolvere e a migliorare quella tendenza? Una volta che ho capito qual è la tendenza della voce, devo costruire degli esercizi nell'allievo che possano comunque contrastarla, che possano migliorare la voce. E su questo ci stiamo un altro bel po' di tempo, ok? Poi vi dico come è strutturato proprio il corso. Usiamo un approccio molto semplice e immediato, l'approccio di causa-effetto di cui vi parlavo prima, quindi non evito di utilizzare metafore o di essere troppo meccanicistico, ma si cerca nell'allievo di dare un risultato tangibile in maniera veloce, che però poi va rafforzato con la pratica. Come è strutturato il corso? Opzioni individuali, quindi sviluppare la tecnica vocale nell'insegnante. I webinars sono dei seminari che facciamo online una volta al mese, dove gli insegnanti vi inviano preventivamente via mail dei video tratti dalle loro lezioni e si va proprio a parlare di quelle che sono le problematiche della voce e capire quale può essere l'esercizio più utile per cercare di aiutare l'allievo. Quindi si fa un lavoro essenzialmente pratico, che è molto molto utile. Le masterclass, che sono come quella che stiamo facendo qui oggi, quindi loro prima di ogni corso, di ogni teacher training, seguono una masterclass, perché è importante anche l'osservazione del lavoro che faccio con le altre voci, e si impara tantissimo da questo. Nella mia formazione americana, quella avuta con Seth Riggs e con altri insegnanti dello speech and language singing, la cosa che mi è servita di più è stata proprio l'osservazione del loro lavoro sulle altre voci, perché dall'esterno si capiscono molte più cose ed è un bagaglio che mi porterò sempre dietro, che io sto cercando appunto di dare anche a chi sta seguendo questo corso qui in Italia. I teacher training. Cosa sono i teacher training? Sono due incontri annuali che facciamo nel mio studio a Salerno di 3 giorni, dove si va a lavorare, si parte proprio da tutta l'anatomia dell'apparato fonatorio fino ad arrivare allo sviluppo della conoscenza delle tendenze vocali degli allievi, la costruzione degli esercizi, il lavoro sulla postura, e non sono solo degli incontri teorici, ma sono anche molto pratici. Come vedete in questa foto ci sono 2 insegnanti precertificate, ora sono al secondo anno, che stanno facendo pratica tra di loro sotto la mia supervisione. Quindi ci si fa lezione a vicenda, io faccio arrivare degli allievi cavia, tra virgolette, che si prestano sempre sotto la mia supervisione per far pratica proprio agli insegnanti precertificati. Quest'estate, con la prima foto a sinistra, abbiamo fatto addirittura un teacher training extra facoltativo, tutto pratico, ed è stata un'idea che mi hanno dato proprio loro del secondo gruppo, che sono iscritti al primo anno. Erano talmente contenti che mi hanno detto: perché non ne facciamo uno in più? Allora io ho avuto l'idea di fare un corso facoltativo totalmente pratico ed è stato bello. I docenti esterni, qua ve ne presento solo 3, c'è Alessandro Emilio, con cui stiamo tenendo il corso in questo weekend, che conoscete tutti, il professor Cucciardo, che è un foniatra ed è anche sessuologo, quindi indaga la voce un po' anche a 360 gradi, è molto molto bravo, poi abbiamo la logopedista Paola Magaldi, che è anche popologa artistica. L'anno prossimo avremo anche Luca Del Sarto con Voice Technology. Infine c'è l'osservazione delle lezioni, una delle cose più importanti, e non si fa solo durante le masterclass, ma si può fare anche via Skype o in studio a Salerno, ed è ovviamente gratuita. Alla fine di ogni anno ci sono degli esami che loro tra poco dovranno sostenere, un test scritto
dei test pratici dove appunto si va a verificare se tutto quello che è stato fatto durante l'anno è chiaro, poi se non è chiaro l'esame si può ripetere senza problemi. Perché diventare certificati in questo metodo? Innanzitutto io credo che i corsi non debbano avere, i corsi di formazione per insegnanti non possano avere una durata prestabilita, ma dovrebbero durare nel tempo. Cioè la formazione per me è continua, io accompagno la formazione di questi insegnanti negli anni, l'ho strutturata per questo motivo in vari livelli. Secondo punto, un accesso limitato, un numero di iscritti limitato. Infatti quest'anno prenderò gli ultimi 10, poi mi fermerò per 3-4 anni, nel senso che curerò quelli che sono già all'interno prima di prenderne altri. Nel frattempo chi è dentro andrà avanti nei vari livelli, perché il corso è strutturato a livelli, e potrà aiutarmi in futuro nella formazione di altri allievi, aspiranti, insegnanti. C'è un sito naturalmixing.com dove si può promuovere l'attività di insegnanti, quindi c'è un albo, si potrà usare il logo Natural Mixing, che è il mio nome, per pubblicizzarsi. Devo dire che sono molto contento di questo, apro una piccola parentesi, alcune di loro, sono qui proprio, sono tutte e tre qui, hanno trovato lavoro, hanno iniziato, allora vuoi dire quello che stai facendo, tu stai cambiando proprio, hai cambiato la tua vita, sei licenziata lei adesso? Sì, sei licenziata perché, dillo proprio. Perché ho iniziato a insegnare in una scuola e non ho il tempo materiale di seguire tutti gli allievi che mi stanno arrivando e quindi ho dovuto fare una scelta, ma io ho fatto dell'altro per tutta la vita praticamente. Questo per me è veramente una soddisfazione grandissima per me. Le scelte si possono fare prima o dopo, l'importante è farle in maniera consapevole e essere seri nell'approccio, perché quell'allievo che viene da noi, che si affida a noi, voglio dire, è una responsabilità, non si gioca con la voce delle persone, no? Si rischia di fare dei danni, quindi. Ok, quindi c'è una sorta di rete di insegnanti, loro collaborano anche tra di loro, a volte se uno non può andare in una scuola a fare una sostituzione, chiama l'altro, cioè si è creato questo bel gruppo di persone che collaborano anche insieme, che non sono invidiose tra loro, che questa è una cosa che in Italia, insomma, è un po', ma non solo in Italia, c'è. Si può fare carriera all'interno di questo brand perché appunto è strutturato in livelli, quindi come vi dicevo prima alla fine si arriva a diventare master teacher, il master teacher può ottenere masterclass, può formare altri insegnanti, però questo lo si fa dopo 8 anni di corso, quindi non è il corso che paghi e ti certifichi perché mai pagato, no, a me interessa formare delle persone e costruire un team e poi ci sto riuscendo con loro, quindi sono molto molto felice. Qui c'è un video delle loro testimonianze che mi hanno lasciato quest'anno, che dura 3 minuti, ve lo faccio vedere e poi andiamo a pranzo, ok? Grazie. Sono da sempre convinta che saper cantare non sia sinonimo di saper insegnare. Ero quindi alla ricerca di un metodo che mi desse i mezzi per comprendere le necessità di un allievo e di aiutarlo nel suo percorso di crescita. Natural Mixing mi aiuta in questo. Ero in cerca di essenzialità, efficacia e di immediatezza. È un metodo che non ha bisogno di usare metafore, un metodo che lavora su esercizi specifici per ogni allievo. Vedere Amelia, una mia allieva, contenta, soddisfatta, dopo 3 lezioni già vedere dei miglioramenti, è stata una grandissima soddisfazione, una grandissima fonte di gioia. Alla prima masterclass del maestro Clarizia a cui partecipare, in soli 20 minuti, dopo anni, ciò che per me rappresenta la cosa più preziosa. Grazie a lui sono riuscita a sbloccare la mia voce e a non avere più tensione mentre canto. Considerato il risultato, pensavo anche di ricevere anche tutta la didattica che potevo divulgare questo metodo, è un tema totalmente diretto e efficace. Dopo 30 anni di insegnamento di canto lirico mi sono approcciata al canto moderno ed è stato necessario fare degli aggiornamenti. I teacher training e l'allenamento continuo a cui il maestro Clarizia ci sottopone hanno quell'elemento altamente pratico che ti fa toccare la materia con ogni parte del corpo. Prima di tutto mi ha colpito come Marco Clarizia sia riuscito a tradurre degli argomenti così complessi in un metodo molto semplice, chiaro e lineare. Ovvio che dietro a questa apparente facilità ci siano anni di studio, di dedizione e di lavoro, tanto lavoro. Io ringrazio Marco Clarizia per la sua voglia di trasmetterci
preso conoscenze e competenze. Lo ringrazio per la interdisciplinarità che dopo lo strumento, coinvolgendo le lezioni foniatri, logopedisti, vocoterapisti. Una persona molto disponibile, quindi se qualcuno non capisce qualcosa, ha bisogno di rivederla, ha bisogno che gli venga rispiegata, ovviamente senza problemi la spiega e segue molto bene i partecipanti. Sono veramente orgogliosa, ho conosciuto anche tantissime persone. Non riesco ad immaginare nulla di più soddisfacente per un insegnante del sorriso che l'allievo impulsivamente ti regala quando realizza che ha fatto qualcosa che pensava di non poter fare. Ho smesso di cantare con dolore. La mia muscolatura intra ed extra laringea lavora con gioia e con amore. Quindi non oso immaginare cos'altro arriverà. So che è solo l'inizio e sono consapevole di aver fatto la cosa migliore per me e per le persone che ne aiutano. Grazie Marco, grazie maestro. Grazie mille, andiamo a pranzo? Sì.